Sarmati, Luca Carrara, Ox Carbonetti, Davide Rottigni, Marco Bonetti e Alessandro Meloni. Già due vittorie per quest'ultimo. Ragazzi calmi, aspettate che... Il bagno è tricolore con il 158 Filippo Calderaro, due vittorie quest'anno, è campione italiano della... Buona domenica a tutti, che sia veramente una buona domenica per tutti. Benvenuti alla Coppa d'Oro edizione 2012. Da parte mia, splendida la presentazione delle squadre in campo centrale a Borgo Valsugana. Giusto il tempo di ricordare i vincitori della giornata di ieri. Tra le donne allieve, Silvia Persico, Team Vanguard, Lombardia, la campionessa italiana a cronometro ed in seguimento, quindi un gran bel nome. Tra gli esordienti del primo anno, Simone Buda della Fausto Coma, vittoria per il Villorgo Lombardia. Ieri una giornata straordinaria. Quest'oggi lo ricordiamo, 358 gli allievi alla partenza. E la sfilata è iniziata con la presentazione della banda folcloristica di Tende, a beneficio di chi ci ascolta. La descrizione che vi facciamo è relativa al passaggio in zona Ponte Veneziano, che siamo proprio al centro di Borgo, e per questo vi approfitto per portare a tutti anche il benvenuto e l'augurio di buona giornata da parte dell'amministrazione comunale, della giunta comunale, del sindaco Fabio Dalle. La banda folcloristica di Tende, guidata dal maestro Bernardino Zanetti. Il casco e qualche genitore a pedalare anche, perché il ciclismo è festa, il ciclismo è divertimento, è uno degli sport più naturali. Hanno ricevuto anche quest'anno deroga dalla Federazione Italiana per superare il numero limite degli iscritti, cioè 200 iscritti. Gli iscritti erano più della nostra sfilata, il nostro corteo. È il momento del gruppo dell'associazione AISO, Bassa Valsugana e Tesino, col presidente Renato. Abbiamo accennato prima i colori del settembre Tesino, il miglior settembre, veloce crede, associazione Coppa d'Oro che sabato ha dovuto sconfiggere anche il maltempo, ma connubio fra Coppa d'Oro e le associazioni di volontariato, l'AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue, la sezione della Valsugana diretta da Fabrizio Trentin. E anche in questo caso un impegno civile per tutti coloro che hanno la possibilità. Da due giorni a Borgo Valsugana, in particolar modo la Coppa d'Oro riservata agli allievi. Dopo la lunga teoria dei nobili, le quattro stagioni introducono invece la sezione dei Cebolotti. Abbiamo dovuto masticare a mano, sono ritornati a riprendersi in mano il vessillo storico di Borgo, il Palio, dall'assessorato di Borgo alle attività sociali, dal comprensorio, cioè della comunità valsugana e tesina, in collaborazione anche col comune di Roncegno, stazione Corso Ausubu vestiti di giallo, per la fazione Semolotta che non poteva far mancare dei bambini. Noi vogliamo la brioche, ma ovviamente una volta le brioche non c'è. In maglia di casa del veloce Club Borgo, dicevo già in precedenza. Amicizia, qualche piccolo appuntamento, penso che tutti quanti contenti, speriamo di poterlo rivedere ancora alla Coppa d'Oro. Paolo Montolini, sono Augusto Pizzolato, ma anche Mario Casa, Tiziano Piva e via via tutti gli altri. Bravi ragazzi, il vostro servizio è importantissimo per la trasmissione radio, ma anche per quel che riguarda il commento che poi facciamo dal palco, perché senza le loro notizie non si potrebbe seguire la corsa in diretta. Intanto eccoli qui ragazzi di Radio Corsa. E non dimentichiamo nemmeno, cominciamo a vedere anche alcuni ragazzi e tante maglie di colori che cercheremo velocemente tra poco di ricordare. Direi anche di iniziare.
Serve da vicino. Ospedale Teate. Ancora velocità squadra Corsenzo. Milano, velocità squadra Castellano, Palladio. Ma soprattutto i 358 allievi in gara quest'anno. È la prima parte dei corridori, allora pubblico di Borgo Vassugana per i 358 protagonisti di giornata. Voglio sentire tutti i vostri applausi! Borgo Vassugana lo prende! In bocca al lupo, ragazzi! E anche il primo gruppo. E ragazzi, se ne va e tra poco arriva il secondo.